cosa succede in Molise il 16 e il 17 ottobre? Sono le elezioni. Vabbè. Le elezioni per? Per il presidente della regione. Non ne ho più pallida idea. Se dico elezioni regionali... Ah sì, faccio la scrutatrice. Chi sono i candidati alla presidenza della regione Molise? Arturo. Io so che ci sta il partito, è quello di Iorio. E vabbè, non mi mette in da tutti i modi. Poi... Iorio e Frattura. Più altri due. Mancini e Federico. Non lo so. Non so cosa lo vuoi dire. Iorio e... Poi... Aspetta. Quello con... Aspetta, quello un po' di sinistra. Il Carmine Mancini. Iorio. Paolo andiamo alla Frattura. Perrella, come si chiama il ragazzo dei grillini? Antonio Federico. Iorio e Frattura. Frattura. Italiano? No. A presidente. Frattura non lo so niente. Frattura è dalla sinistra. Se dico Michele Iorio? Michele Iorio non era. Di candidato. E qual è secondo lei il problema più grosso di questa regione? Beh, certamente il lavoro, certamente base principale il lavoro, perché molte famiglie, il che se ne dica, noi diciamo che andiamo avanti per un motivo semplicissimo, perché stiamo ancora con i risparmi dei nostri genitori e io sarò l'ultima scolatura perché ho 62 anni. Ho tre figli diplomati e uno laureato. Io ho dovuto, da commerciante, ho dovuto crescere tre figli. Uno è andato a lavorare, due alla Fiat e uno fa il pesciretto. Il lavoro per i figli e tutte le cose dovrebbero andare meglio. È più importante in questo momento pensare alla sanità o pensare al lavoro? Ma credo che le cose siano un po' incatenate una con l'altra, non si possono prescindere una dall'altra. È un calderone dove ci sono diversi fattori che devono essere portati avanti e bisogna portarli avanti tutti. Cosa pensa dei politici molisani? Un giudizio veloce. Ma diciamo generale, non serve nessuno. Che le va tutte le poppie 13-14 mila euro al mese, e là abbiamo 600 mila euro. Quelli che vanno al potere sono tutti delinquenti e ladri. Quella di andare su solo per i loro interessi. Un interesse privato, personale. Personale, al di là delle frasi che scrivono. Lei andrà a votare, signora? Sì. Lei? Pure. E sapete già a chi dare la vostra preferenza? Io avete le idee chiare? Sì. E ha già deciso a chi darà il suo voto? Alle idee chiare? Certo. Noi facciamo manifestazione. Sapete dirmi i nomi di almeno tre partiti o liste che concorrono alle elezioni? Grandi Sud, Forza Italia... No. Il popolo della libertà. E poi... Vediamo lì. No, se la fuori intervista. Questa è Italia dei Valori. Tre? Sì. PD vabbè, il popolo della libertà. Se dico costruire democrazia è a destra o a sinistra? Democrazia a destra. Se dico progetto Molise, sostiene Iorio o Frattura? Ma io credo che non sostenga Frattura. Sì, però vende. Costruire democrazia. Se non sbaglio Frattura. Progetto. Se non sbaglio, Indovinato. Progetto Molise sostiene Iorio o Frattura? Iorio. Che succede il 16 e 17 ottobre in Molise? Noi non siamo in Molise. Le regionali. Le regionali. Lui è ferrato. Cosa pensi della politica molisana? La senti lontana o vicina? No, la sento lontana, comunque pure tutta la politica, non solo del Molise, tutta italiana, cioè secondo me non va bene. Anna.
vende dischi. Sono tutti uguali? Sono tutti uguali. Per me sì, però. Ma è una grande incognita quello che potrà succedere in Molise il 16 e 17 ottobre. Dipenderà dagli elettori. Immagino che adesso ci sia un po' di indecisione, come d'altronde in tutto il resto del paese. Speriamo che sia. Quindi lei andrà a votare? Certamente, certamente. E ha le idee chiare? Ciao, ciao. Sul candidato al quale darà la sua preferenza? Sì, penso di avere le idee abbastanza chiare, sperando che possa a contribuire anche lui, insieme a tutta la coalizione che poi andrà a governare la regione, a risollevare quelle che sono le sorti della nostra regione. Qual è? Andrete a votare? Certamente sì. E sapete già a chi darete la vostra preferenza? Certamente sì. Idee chiare? Molto, molto chiare. Perché è in mano a noi il destino della regione Molise. Lei andrà a votare? Ad oggi non lo so se ci andrò. Non lo so perché ho ancora molti dubbi e ancora sento gli amici che si sono candidati. Lei andrà a votare? Certo, perché il voto ci mancherebbe pure, è un diritto, è un dovere. Almeno domani posso dire ti ho votato e non ti ho votato, invece con le politiche non lo possiamo dire. Assolutamente no. E se ci vado non voto certo per il PDL. Proprio deciso di non andare o c'è ancora qualche margine? Forse quel nuovo partito dei giovani contestatori. Parla del Movimento 5 Stelle? Esatto. Le hanno chiesto il voto in parecchi? Ad oggi due. E non le dispiace rinunciare a esercitare un suo diritto dovere? Proprio per niente, proprio per niente. Come stanno le cose, per carità. Pessima idea della politica molisana, sì, ma o italiana. No, italiana proprio. Italiana. Beh, visto che è nuovo, spero che siano più onesti, più sinceri di quelli che invece oggi non vogliono lasciare le poltrone. Bisogna andare a votare. Lei andrà a votare? E ha le idee chiare su sì. Chi deve... Questa la fiamma. Un giudizio breve sui politici molisani. Non come. Preferisco non parlarne, nemmeno io. Allora un consiglio ai politici molisani? Di fare qualcosa di più. Tutti, tutti. Tutti, dice destra e sinistra. Da destra e sinistra, di pensare meno agli affari, alle poltrone, agli affari. Soprattutto il Basso Molise. E si dessero un po' da fare un po' di più per la popolazione. Ma lei ci andrà a votare? Io è molto difficile. Cioè lei preferisce rinunciare a esercitare questo diritto? Sì, sì, perché non è che diritto. E non le dispiace, insomma, che siano altri a scegliere al posto suo? Ma di chi mi deve dispiacere? Sono tutti in un modo. Sono tutti uguali, dice uguale, uguale, perché lottano soltanto per la poltrona e basta, nient'altro. Ma io farei proprio una retata.